Pinnacolo siderale, uno dei raid più difficili di sempre, o almeno allo stato attuale del gioco. I primi step però non sono così complicati. Vediamo come affrontarli. La zona dell'entrata consta di un grande focolare al centro, quattro piastre rialzate simili a quelle del lagone, e in fondo una statua di Kalos. Tra la statua e il focolare spawnerà il manufatto peculiare del raid, cioè una palla che è effettivamente la palla a mano. Notiamo che salendo su una piastra, e quindi passando per l'aura bianca posta di sopra di essa, acquisteremo un malus, infolgoramento, che ci ucciderà in una decina di secondi circa. Per salvarsi da questo infolgoramento dovremo tenere in mano la palla, il manufatto, la quale però ci darà un altro malus, agonia, con un moltiplicatore che ci ucciderà quando arriveremo a 11 per. Detto ciò, per saltare l'encounter dovremo semplicemente tirare la palla nel grande focolare. A quel punto il focolare acquisterà uno scudo e cominceranno a spawnare i mob, tanti mob. Il nostro obiettivo sarà quello di abbassare lo scudo e tirare di nuovo la pallina dentro il focolare. Per fare ciò dovremo alzare le quattro piastre per più tempo possibile. Quindi, quattro persone avranno una piastra ciascuno, mentre le altre due provvederanno alla pulizia, più o meno in giro, magari si dividono un lato e un altro lato. Dopo lo spawn delle palline, uno dei due della pulizia la raccoglie e la passa al più vicino alla piastra. Destra se si vuole fare giro orario, sinistra se si vuole fare giro antiorario. La passa quindi al più a quello più vicino che vuole, e questo fa alzare la piastra al massimo. A questo punto scende dalla piastra, saltando magari, e la passa alla prossima piastra nel giro. Non è difficilissimo tirarla lontano, perché ha un piccolo sistema di tracciamento la palla. Bisogna stare un po' attenti con la traiettoria, ma anche se si sbaglia il passaggio si ha un po' di tempo per raccoglierla prima che scompaia del tutto. Attenzione che dopo aver tirato la pallina non dovete più stare sulla piastra, perché se prendete l'infolgoramento vi farà morire. Quando la palla sarà abbastanza lontana da voi, aiutate comunque a fare pulizia, perché ci saranno davvero tantissimi mob. Spawneranno anche incendiari, gladiatori, dei centurioni mini boss e colossi. Dopo aver fatto un paio di giri completi di questa pallina, non vi preoccupate quando non state sulla piastra che comincia a scendere, magari scende anche al massimo, sembra non influire. Lo scudo del focolare si abbasserà e potremo tirarci la pallina. A quel punto il giro sarà completato. Dovremo ripetere tutto, stranamente, tre volte e completeremo lo step. Il nostro drop sarà uno shader, un engramma e un emote smarcamento incredibile. Dietro la sala di Kalos si aprirà un passaggio verso l'interno del Leviatano, dove ci sarà il ormai classico step del parkour. Ci saranno varie ventole, ponti da attraversare, i ponti da attivare con le leve, non è per niente complicato andare avanti, semplicemente una strada abbastanza dritta. Vi lascio questa parte velocizzata per farvi vedere come arrivare alla cassa che abbiamo trovato, non sappiamo se è esotica. Abbiamo anche dato un'altra cassa sbloccabile alla fine di tutto il percorso, che secondo me si poteva attivare prendendo tre sfere viola sparse nella zona, almeno noi abbiamo trovate solo tre, non so se ce ne stanno di più, da colpire con il manufatto della palla, la palla a mano. Però siccome non sappiamo dove recuperare questo manufatto all'interno del parkour, non sappiamo ancora come sbloccarla. Questa è cassa finale.
Comunque, arrivati al termine, saremo in una stanza con un grosso pilastro. Spariamo agli esplosivi posti alla base del pilastro, lo faremo crollare. Si attiverà un ascensore, ci risucchierà e ci porterà verso la stanza del pre-boss, che comunque affronteremo nel prossimo video. Grazie per aver guardato questo video, spero che questa video vi sia stata utile. È stato così, lasciate un mi piace e iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Ci becchiamo subito al prossimo video del pre-boss e poi del boss finale. Alla prossima!